massima, ve l'abbiamo detto, nell'ambito tra la greca Platagnotti e la nostra Linda Cerruti, che fa il suo ingresso in vasca con grande carisma per la sua routine. Linda che è migliorata tantissimo da questo punto di vista nella sua maniera di presentarsi, di affrontare la routine. Allora, come detto, si è dovuta accontentare di una posizione dietro a quella di Evangelia Platagnotti al Mondiale. La routine come brano Gift of the Gods, doni di Dio. Il brano è dei Two Steps of Fromel e Nick Phoenix, coreografia di Vlada Kigireva. Bella l'apertura di Linda, forza! Brava Linda, non l'ho mai vista così determinata. Questo è seguito perfettamente. Bello il controllo. Meglio di quello della Platagnotti. Manca l'ultimo. Complimenti davvero Linda, ha fatto un'ottima ultimo quinto elemento. Un garone da parte di Linda Cerruti e di tutto il pubblico qui allo Stadio Nicola Pietrangeli. Merita davvero l'applauso la nostra savonese, impegnata in 10 competizioni su 12. La felicità della Patrizia Giallombardo, il direttore tecnico, dell'immensa Roberta Farinelli, che dà sempre oltre le sue energie per seguire le atlete e accompagnarle durante la routine. Veramente 5 elementi tecnici, sì, eseguiti benissimo. Ora di leggere. Gara qui è aperta, sarà a centesimi. Linda stava dietro alla Platagnotti per un paio di decimi di punto nella finale del Mondiale di Budapest. Qui Platagnotti si è fermata, si fa per dire, un ottimo punteggio, 88.99. Dobbiamo superare gli 89 punti. 27-4 l'impressione, 35-68 e 39 il palazzetto, e Linda non riesce a trattenere le lacrime. È un momento estremamente toccante. Ha superato 90.